Il prossimo sarai tu. Dilagano incontrollate sui social network le minacce ai leader dell'opposizione russa. Nel mirino della rete ora c'è il deputato Dmitry Gutkov, che ieri ha guidato la imponente manifestazione di protesta contro l'ingerenza di Mosca in Ucraina, ma diventata nei fatti una marcia funebre in onore di Boris Nemtsov. Sull'omicidio dell'ex vice premier, capo dell'opposizione a Vladimir Putin, ucciso venerdì sera accanto al Cremlino con 4 colpi alle spalle, oggi la comunità internazionale chiede indagini approfondite e trasparenti. Gelida questa mattina la stretta di mano a Ginevra durante un vertice ONU tra il segretario di Stato americano John Kerry e il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, che ha definito l'assassinio di Boris Nemtsov un crimine atroce, ma allo stesso tempo abominevole il tentativo di strumentalizzarlo con interpretazioni politicizzate non provate e provocatorie. Le indagini vanno avanti, ma finora non sono emerse novità. Sembra non avere visto nulla la fidanzata della vittima accanto a lui al momento degli spari, tutte in manutenzione o coperte, le telecamere di controllo della zona, eppure quella del Cremlino è un'area ad alto rischio. Mentre delle immagini dell'unica attiva e puntata su quel pezzo di strada, fotografata da un ex reporter dell'agenzia TASS, non si sa nulla. Nessuna immagine quindi da cui risalire all'assassino, nessun testimone di un omicidio che ha i contorni di una sinistra epurazione di chi si oppone al regime. Metodi da vecchia Russia sostenuti da un sistema mediatico sempre più cassa di risonanza di una politica ultranazionalista di conquista e controllo. Al centro il nodo Ucraina. Sembra che Boris Nemtsov avesse in mano le prove di un attacco pianificato dal Cremlino. Ma la procura, che risponde direttamente al presidente Putin, indica piste diverse, non escludendo che il leader dell'opposizione, ebreo, possa essere stato ucciso da islamisti radicali o che la stessa opposizione lo abbia eliminato per infangare il leader russo. Intanto però il tribunale ha negato al blogger Navalny, altro leader dell'opposizione che sta scontando 15 giorni di carcere per disturbo della quiete pubblica, di partecipare domani ai funerali di Nemtsov. 70.000 persone, ieri 20.000 per la polizia, hanno sfilato per le vie di Mosca per ricordare Nemtsov dietro a un cartello: gli eroi non muoiono. Non rappresentava nulla, è stato invece l'emblematico commento del portavoce del Cremlino alla morte dell'ex vice premier. Due Russie, due mondi diversi. Da domani forse l'Europa dovrà decidere da quale parte stare.